Salve a tutti! Allora, in questo video tutorial parleremo di GIMP, ma in che modo parleremo di GIMP? E parleremo non tutorial da zero di GIMP, no tutorial base di GIMP, no GIMP da zero a super fighi, no tutorial avanzati di GIMP. Allora, è una mia modalità personale di vedere GIMP in questi ultimi 2 o 3 anni. Sto confrontando GIMP con dei tool di Photoshop e credevo che GIMP non potesse funzionare, e invece ha le funzionalità per essere molto simile e agile come Photoshop. E soprattutto ci sono delle cose che credevo che GIMP non potesse farle, e che invece ho imparato a farle bene con GIMP. Quindi pensavo che fossero proprio delle cose. GIMP non è pensato per fare il 3D, ok, invece lo può fare. GIMP non è pensato per fare altre cose che vedremo, e oggi parleremo del tool Clona. Allora, questa è un'immagine che ho trovato in internet e che ho utilizzato per clonare. Adesso la guardiamo per bene, ingrandita, e vedete che ha finestra, arco con la finestra dentro, un'altra finestra azzurra, l'arco con la finestra dentro e poi di nuovo la finestra azzurra. E questa è la modalità semplice che mi sono trovato per provare a fare il clona, ma non è vo Ivo vuole vincere facile, quindi ha usato questo sistema perché è proprio da qui che si può vedere bene quando si sbaglia, perché le linee non si agganciano bene. Per esempio, qua c'è la colonna e c'è già un altro arco e una finestra, e qui non si vede nessun aggancio strano. Ok, voi penserete che questa sia un'immagine intera, invece non è vero, perché adesso farò CTRL Z. Sto facendo un fracasso di CTRL Z, vedete che sta sparendo l'area clonata, e farò CTRL Z, torno indietro di abbastanza, torno ancora indietro, ok, e ritorno all'immagine originale. Allora, questa è l'immagine originale, quindi tutto quello che avete visto, che vi ho anche ingrandito, vi ho fatto vedere, era già un lavoro che avevo fatto completo e finito, e per me abbastanza soddisfacente, per poter dire poi rifaccio il tutorial corretto. In realtà no, perché ho fatto il video, mi sono accorto alla fine che avevo mutato il microfono, quindi era un video muto, quindi mi direte che una volta avevo fatto un video tutorial con una checklist di controllare le cose prima di lanciare il video, la registrazione del video, e oggi ho dimenticato una delle cose della checklist: controllare che il microfono sia acceso. Vabbè, e adesso vediamo come si lavora in GIMP. Rimetto delle impostazioni standard del tool Clona. Ok, andiamo così. E praticamente, se voi avete visto, quando ho fatto CTRL Z sono tornato indietro, a un certo punto è arrivata una parte bianca dell'immagine prima di essere clonata. Perché almeno, non so se lo faccia Photoshop nelle ultimissime versioni, GIMP non è in grado di clonare fuori dall'immagine. L'immagine adesso ha questa grandezza e non può clonare fuori. Quindi, se voglio creare spazio in più, devo prima crearlo e poi clonarci dentro. Quindi faccio livello, dimensione margini del livello, da 1200 andiamo a 1900, e ho un livello più grande, ma l'area di lavoro è sempre quella piccola, quindi qui dentro non ci posso fare un piffero. Allora devo andare su immagine e dirgli dimensiona superficie ai livelli direttamente. Quindi lui sa che il livello era 1900, la superficie era larga 1900, e quindi diventa bianca perché bianco è il mio background immagine. Ok, adesso cosa gli do? Aggiungi canale alfa,
cioè il canale trasparente, seleziona rettangolo, seleziono canc e possiamo vedere il trasparente. Adesso ho fatto CTRL A e ho levato la selezione. Il trasparente in GIMP è la scacchiera grigia chiara, grigia scura. E adesso cominciamo a vedere il tool clone finalmente. Allora, il tool clone è questo pulsante con l'icona a forma di stampino. Strumento clona, e siccome ho fatto il revert delle impostazioni, le ho messe a standard, come quando voi installate GIMP e avete le impostazioni in questo modo qui. Quindi adesso vi farò vedere il modo che per me è difficilissimo lavorare per clonare. Allora, io non riesco a clonare senza andare a zoomare l'immagine, perché sennò a occhio qui sembra selezionato giusto e ho clonato bene, poi quando ne ambisco le linee non si attaccano. Soprattutto su immagini così squadrate e con linee proprio precise si nota subito. Quindi cosa devo fare? Prima di tutto adesso qua parlo a livello mentale, logico, di come io il lavoro per clonare in maniera corretta. Allora devo trovare un punto di riferimento che poi devo replicare più avanti. Allora diciamo che questa colonna può essere un punto di riferimento perché la vedo uguale a questa qui. Ok, allora la parte del capitello dorico sotto c'è questa che è una scatola. Ok, io sul righello di GIMP tiro giù una riga orizzontale. La metto lì sulla parte alta della scatola in modo da darmi un punto di riferimento. Ragazzi, l'immagine non è perfetta perché la colonna di destra, questa, è più alta, quindi la foto pian pianino si alza verso destra. Allora, comunque clicco col CTRL premuto, tasto destro del mouse. Perché all'inizio, se non ho ancora premuto il CTRL, c'è il divieto. E il divieto cosa mi dice? Non so da dove clonare. Quindi, se tu clicchi, io non clono. Allora, adesso invece clicco. Questo è il posto da dove deve clonare. Clic destro. Scusatemi, clic sinistro. Ok, adesso ho il mouse che sto muovendo. E la superficie da clonare col tondo selezionato è fissa lì e mi devo mettere più o meno qui un po' più alto, ok, qua sulla colonna. Ok, vedete che più o meno mi sono agganciato. Ok, adesso clono quello che riesco perché ovviamente vedo una parte dell'immagine, non la vedo tutta, clono tutto. Ok, fino adesso gli ho sempre tenuto il mouse sinistro col clic premuto. Ok, adesso mollo per farvi vedere lo zoom che tutto sommato è venuto bene, però il problema, dovrei dire anche una parolaccia, non la dico. Ok, è che adesso per fare la zoomata e spostarmi a destra e continuare a clonare, ho dovuto mollare il mouse e questa cosa non è una cosa buona perché adesso dovunque mi sposto, ecco, la colonna la fa da dove continuo a premere il click. Quindi la colonna, cioè il riferimento è fisso ed è bruttissimo. Cioè, non è che faccio la fatica di trovare il punto giusto una volta e poi clona sempre il riferimento a come ho clonato la prima volta, perfetto. Ok. Allora adesso torno indietro in modo che torno nella situazione normale. Ok, e vi dico, Photoshop funziona in un modo diverso. Allora c'è allineamento nessuno su GIMP e invece dobbiamo mettere allineato e mettere campionamento diffuso. Allora, così come funziona, adesso ve lo faccio vedere. Che posso fare lo zoom anche molto impegnativo, cioè che ho qualche pixel da clonare e basta. Ritorno sulla mia immagine. Sì, è questa. Ok, ritorno sulla mia immagine, metto il click qui. Ok, dezoomo
ritorno qui per zoomare sul quadro che mi serve a me, clicco qui. Ok, sto clonando adesso. Ma cosa sto clonando? Ah, scusate. Allora, avendo fatto CTRL Z un po' troppe volte, è sparita la imposta alla superficie a livelli. Quindi adesso faccio una prova, scusate. Ok, adesso posso disegnare. Ok, quindi il livello è giusto. Allora, zoomo. Metto il mouse, ok. L'ho messo giusto lì. Adesso de zoom, torno qui, vado un po' più sopra qui. Ok. Beh, l'aggancio è venuto, ok, anche se si sta un po' trasformando, l'aggancio è venuto. Allora, adesso che ho clonato questa piccola superficie, ok, questa piccola superficie mi ha dato la possibilità di prendere il riferimento perfetto. Adesso posso anche dezoomare de e fare il clona così. Vabbè, però meglio così, in modo che vediamo cosa manca da zoom, da clonare. Però vedete che io adesso sposto il mouse dove voglio, ma il riferimento tra il primo clic col CTRL e il secondo che ha cominciato a clonare è rimasto sempre quello. E muovo il mouse e si muove in riferimento allineato il clone. Ok, questo è il discorso. Ok, in maniera molto semplicistica è così che si lavora in Photoshop. E io ho replicato questa funzionalità anche in GIMP, perché non è che dico devo copiare Photoshop. Perché veramente Photoshop con questa funzione standard mi rendeva il clone semplicissimo. E io dicevo, ma perché non sono in grado di clonare decentemente con GIMP? GIMP fa schifo. No, è solo che non ha la funzione standard uguale a quella di Photoshop e bisogna spostare questa impostazione. Tutto qui. Allora, questo è il primo tutorial. Io ho cercato di spiegarvi come funziona il clone e come va utilizzato, e immagini così ne trovate tante in internet, e scrivetemi sotto nei commenti se non avete capito, non so, a tal minuto, o se non vi è chiaro qualcosa, perché probabilmente o vi rispondo nei commenti o devo rifare un video per errata corrige, perché ho spiegato male certe cose, o ho voluto, boh, pensavo di spiegare decentemente, invece non sono in grado di spiegare, o non conosco bene la funzionalità di GIMP che ho sottointeso e devo spiegarla meglio, devo studiarmela meglio. Ok, per questo video tutorial è tutto.